Quando passi da un alimento all'altro nel cane e nel gatto, il cambiamento deve essere graduale. Riduci a poco l'alimento precedente e inserisci a poco l'alimento successivo. Questa frase l'avrete sentita dire sicuramente tutti. A proposito dei croccantini senza ombra di dubbio, ma anche a proposito delle alimentazioni casalinghe fatte a cotto o fatte a crudo. E quando l'avete sentita, vi siete posti sicuramente una domanda: ma a cosa serve fare questo cambio graduale? So che molti ve la siete posta perché in molti la pongono a me direttamente e mi viene posta sia a proposito dei croccantini ovviamente, ma mi viene posta anche a proposito delle alimentazioni casalinghe, cioè dopo 3 giorni che fornisco carne bovina e devo passare alla carne di pollo nell'alimentazione del mio cane o del mio gatto. Devo cambiare gradualmente? È una domanda lecita e potrei rispondere con un sì o con un no, ma al solito se seguite questi video sapete che mi piace spiegare bene il perché dei fenomeni. E visto che è un fenomeno conosciuto da tutti, ma piuttosto difficile da spiegare perché è complesso, ho deciso di realizzare questo video. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Parto subito con la risposta prima delle spiegazioni. Il cambio graduale dei croccantini o in generale degli alimenti nel cane e nel gatto serve ad evitare la cosiddetta diarrea da cambio alimentare, cioè una forma diarroica che si ha quando si cambia da un alimento a un altro alimento. Questa diarrea si ha sempre? La risposta è no. Ed è per quello che in alcuni casi il cambio si fa gradualmente e in altri casi non si fa gradualmente. Ma da cosa dipende la diarrea da cambio alimentare? È pericolosa? È il caso di evitarla? Cerchiamo di capirlo. Il cambio graduale degli alimenti nel cane e nel gatto si può definire in generale una buona pratica, non sempre essenziale, ma comunque in generale utile, che tuttavia a volte viene vista come un imperativo. Ci sono persone che magari finiscono il sacco dei croccantini, hanno un sacco di un'altra marca, non possono fare il cambio graduale, vanno in paranoia perché pensano che possa succedere le peggiori cose al proprio cane o al proprio gatto. In realtà la conseguenza può semplicemente essere un po' di diarrea autolimitante, che dura solamente qualche giorno, dopodiché tutto comunque tornerà alla normalità se non ci sono patologie particolari come le reazioni avverse al cibo. E quindi cerchiamo di capire perché esiste la diarrea da cambio alimentare. La diarrea da cambio alimentare dipende dal fatto che quello che un cane o un gatto mangia, qualunque cosa mangi, porta a delle modifiche all'interno dell'intestino e porta di conseguenza a un ambiente intestinale diverso a seconda dell'alimentazione che segue. Quando un cane o un gatto mangia qualcosa, questo non viene mai assorbito nella sua totalità, anche se è carne cruda. Una parte rimane indigerita, transita attraverso tutto l'intestino ed è quella che ritroviamo nelle feci. Se un cane o un gatto assorbisse tutto quello che mangia indistintamente, le feci più o meno non ci sarebbero. Il materiale indigerito, tuttavia, non si ritrova tal quale all'interno delle feci, perché prima transita nell'intestino, in particolare nell'ultima parte dell'intestino, dove c'è una concentrazione altissima di batteri che vivono lì dentro e che sono in grado di sfruttare le sostanze che il cane o il gatto non ha digerito. Le sfruttano naturalmente per sopravvivere loro stessi e così producono altri metaboliti che possono essere diversi tra loro. L'insieme di tutti i batteri che vivono nell'intestino viene chiamato microbiota intestinale ed è composto da tantissime popolazioni diverse che sono, attenzione, differenti da ogni cane a ogni gatto. Nel senso che due cani fratelli che hanno vissuto la stessa vita, che fanno più o meno le stesse cose, possono avere una flora batterica intestinale, un microbiota completamente diverso l'uno dall'altro ed è per questo che fenomeni come la diarrea da cambio alimentare, ma non solo, possono essere diversi per singolo cane o per singolo gatto. In generale, ogni cambio alimentare crea delle modifiche nella flora batterica, modifiche che possono essere molto lievi, quasi impercettibili, o modifiche che possono essere invece molto pesanti, in base a vari fattori che vedremo tra poco. Prima mi preme spiegare perché le modifiche alle popolazioni batteriche possono causare diarrea. Cerchiamo di capirlo. Per prima cosa guardiamo come sono fatte le feci. Sì, lo so, non è bello, e tra l'altro non ho trovato una fonte scientifica che analizzasse bene dal punto di vista chimico, diciamo, le feci del cane o del gatto, per cui ho preso questo lavoro scientifico che ha analizzato molto bene le feci umane. Le feci umane, comunque in modo non troppo dissimile a quelle del cane e del gatto, sono composte da circa il 75% di acqua,
un 15% all'incirca, che è la flora batterica, cioè i batteri che costantemente escono dall'intestino, che si trovano nelle feci, alcuni rimangono dentro, altri escono fuori, mentre il rimanente all'incirca 10% è formato dal materiale indigerito. Queste proporzioni non sono standard, nel senso che possono cambiare. È chiaro che nella diarrea avremo in generale una percentuale più alta di acqua, nella stitichezza tendenzialmente ne abbiamo una percentuale minore. Tuttavia, al netto dell'acqua, tutto ciò che è solido dipende dal materiale indigerito. Per quanto riguarda il 10% di indigerito, è ovvio, quello che non è stato digerito è direttamente correlato a quello che è stato mangiato. Quindi se un cane ha mangiato una carota piuttosto che un pezzo di carne, la parte indigerita che si trova nelle feci è quella della carota o quella del pezzo di carne, non ci sono altre possibilità. Per quanto riguarda invece i batteri che compongono l'altro 15% delle feci, all'incirca le cose sono un pochettino più complesse. I batteri, abbiamo detto, escono costantemente, ma possono aumentare o diminuire a seconda delle condizioni che si vengono a creare nell'intestino. Perché fanno questo? Il motivo è molto complesso e quindi cerco di spiegarlo in un modo assolutamente non scientifico, ma che vi permetta di capire abbastanza facilmente cosa succede nell'intestino del cane o del gatto quando c'è un cambio alimentare. In generale, le popolazioni batteriche che sono già presenti all'interno dell'intestino sono in grado di digerire quello che normalmente quell'animale particolare mangia. Nel momento in cui io vado a fare un cambio alimentare, cosa succede? Beh, ci sono delle popolazioni che si ritroveranno senza mangiare, diciamo, e quindi moriranno di fame perché non c'è più l'alimento o comunque il nutriente che erano in grado di utilizzare per sopravvivere. Allo stesso tempo, dei nuovi nutrienti che si vanno a mettere all'interno dell'intestino, ci saranno pochi batteri in grado di utilizzarli e questo significa che questi nutrienti indigeriti erano e indigeriti rimangono fondamentalmente attirando acqua all'interno dell'intestino. Ed è questo, ma non solo, che in linea di massima causa la diarrea da cambio alimentare. Quando si fa un cambio alimentare netto, c'è uno squilibrio tra popolazioni che in linea di massima attira acqua all'interno dell'intestino, sia i batteri morti che troppo materiale indigerito attirano acqua all'interno dell'intestino. E questo sostanzialmente causa la diarrea. Si tratta di una diarrea pericolosa? No. Si tratta semplicemente di una diarrea osmotica, cioè dove la concentrazione dei soluti è più alta all'interno dell'intestino rispetto all'esterno dell'intestino nei vasi sanguigni e quindi l'acqua viene attirata all'interno del lume intestinale. Se non capite di cosa sto parlando, andate a vedere il video che ho già fatto sulla diarrea, che è molto carino perché ho fatto venire la diarrea a una patata sfruttando questo effetto. Proseguendo, cerchiamo di capire quali sono però i fattori che portano alla diarrea da cambio alimentare e cerchiamo di capire anche perché animali che fanno diete casalinghe molto variate, ad esempio cambiando giorno per giorno o ogni 2 giorni la carne che viene fornita, non hanno mai questa diarrea e possiamo tranquillamente rapportarlo anche perché noi non abbiamo questa diarrea da cambio alimentare. I fattori che modificano le popolazioni sono state riassunte molto bene in questo studio scientifico. Qui venivano confrontati 2 tipologie diverse di croccantini, ma ci sono altri studi scientifici come questo che mostrano come modifiche simili nell'intestino ci siano anche tra cambi più drastici, come quelli tra croccantini e alimentazione a crudo. Il primo fattore è la digeribilità dell'alimento. Abbiamo parlato più volte prima di indigerito ed è chiaro che se un alimento è più digeribile, verrà assorbito meglio e lascerà meno materiale indigerito all'interno dell'intestino. Se invece un alimento è meno digeribile, lascerà più materiale indigerito all'interno dell'intestino che rimarrà a disposizione della flora batterica intestinale. La digeribilità degli alimenti varia molto in base ai diversi tipi di alimentazione. Ho fatto un video sulla digeribilità proteica in particolare che vi invito a vedere, ma la digeribilità riguarda in generale tutti gli alimenti. E passare da un alimento poco digeribile a uno molto digeribile, oppure viceversa, passare da un alimento molto digeribile a uno poco digeribile, può causare la diarrea da cambio alimentare, appunto perché si viene a trovare molto materiale indigerito all'interno dell'intestino che può attirare acqua. Anche la quantità dell'alimento può portare a diarrea da cambio alimentare. È chiaro perché a parità di digeribilità, se viene dato il giorno prima una quantità doppia dell'alimento rispetto a quella che viene dato il giorno dopo, anche se quella ha una digeribilità, mettiamo caso, dell'85%, si troverà comunque il 15% all'interno delle feci, ma visto che una volta questo indigerito è il doppio rispetto all'altra volta, c'è molto più materiale indigerito rispetto al giorno precedente. Un fattore molto importante nella diarrea da cambio alimentare è poi la quantità della fibra, la qualità della fibra e la quantità di amidi indigeriti, cioè di carboidrati complessi che non sono stati digeriti, quindi poi assorbiti dal cane o dal gatto. Questo capita spessissimo con i croccantini.
Le cause possono essere diverse, una delle più influenti è anche la cottura stessa, la temperatura a cui queste molecole sono arrivate prima di essere mangiate dal cane o dal gatto. Comunque sia, la fibra, in particolare la fibra fermentabile e i carboidrati indigeriti, sono in assoluto tra le molecole che la flora batterica intestinale e microbiota può utilizzare meglio rispetto alle altre, rispetto ad esempio alle componenti proteiche. E questo significa che una variabilità che magari non è nemmeno eccessiva dall'alimento precedente all'alimento successivo, che viene fornito al cane e al gatto, può provocare delle differenze importanti che inducono la diarrea per il meccanismo che abbiamo visto prima. Il fatto che la fibra sia particolarmente alta in proporzione nei croccantini rispetto a tutti i tipi di alimentazione casalinga e anche dell'umido, e il fatto che ci siano molti carboidrati all'interno dei croccantini rispetto alle alimentazioni casalinghe e alle alimentazioni umide, fa sì che questo fenomeno della diarrea da cambio alimentare sia molto più frequente quando si cambia da croccantini a croccantini che non quando si cambia da croccantini a un altro tipo di alimentazione o quando si fanno dei cambi all'interno di un'altra alimentazione. Ci sono inoltre delle sostanze che possono essere presenti negli alimenti e che si chiamano addensanti fecali. In alcuni alimenti sono presenti queste sostanze che in generale attirano acqua a sé e fanno in modo quindi che la diarrea non si vada a formare. È per questo motivo che in alcuni casi, magari facendo un cambio di alimenti, generalmente verso un alimento terapeutico che gli addensanti li contiene, la diarrea sparisce per poi ricomparire quando si dà un altro tipo di croccantino che non è più quello terapeutico. Naturalmente, se c'è un addensante fecale, evita la diarrea nel momento in cui nel nuovo croccantino l'addensante fecale non c'è più, l'acqua non viene più attirata verso l'addensante e quindi la diarrea torna di nuovo. Infine, non meno importante, il pH delle feci. La diversa acidità delle feci dipende praticamente da tutto, dipende dall'acidità del materiale indigerito, dipende dalle popolazioni batteriche e dipende soprattutto dai metaboliti delle popolazioni batteriche. I batteri producono delle sostanze che poi di solito si vanno a ritrovare nelle feci, ma queste sostanze possono avere un'acidità, una basicità che cambia il pH fecale. Ora, bisogna pensare che non tutte le popolazioni sono adatte a sopravvivere e a proliferare allo stesso pH fecale. Questo significa che quando faccio un cambio alimentare, in generale cambio le condizioni anche di acidità che ci sono all'interno dell'intestino e questo porterà a una proliferazione dei batteri che sopravvivono meglio a quell'acidità specifica e a una distruzione delle popolazioni batteriche che invece ci sopravvivono per. Tutti questi meccanismi messi insieme, uniti alla competizione che le specie batteriche hanno tra di loro, possono portare in generale a un equilibrio oppure a uno squilibrio delle condizioni intestinali. Bene, quando c'è squilibrio, considerato tutti questi fattori, che è una cosa praticamente impossibile da predire, si può avere o non avere la diarrea da cambio alimentare, che dipende fondamentalmente e soprattutto da una variabilità individuale. Perché abbiamo visto il microbiota in generale non è uguale per nessun animale, per cui queste dinamiche possono esserci in modo più pesante in un cane, ma in modo più leggero nell'altro cane, per cui in alcuni animali abbiamo la diarrea da cambio alimentare, in altri no. C'è da dire anche un'ultima cosa, la diarrea da cambio alimentare tende a presentarsi in modo più abbondante nel momento in cui il microbiota è fortemente selezionato, cioè nel momento in cui c'è meno variabilità di popolazione all'interno dell'intestino. Questo capita per la maggior parte con i croccantini. Perché? Perché si forniscono sempre gli stessi. Fornire gli stessi croccantini per un mese, due mesi, tre mesi porta a una selezione così forte dei batteri che sono presenti all'interno dell'intestino che nel momento in cui si vanno a cambiare i croccantini, la differenza tra i vecchi e i nuovi può essere anche minima, ma le popolazioni batteriche sono così selezionate che la diarrea diventa praticamente inevitabile, tenuto conto sempre della variabilità individuale e dello specifico animale. E quindi, per tornare alla domanda iniziale, il cambio graduale è davvero così importante nell'alimentazione del cane e del gatto? La risposta in generale è no. Questo perché abbiamo visto che ci sono delle dinamiche che non possiamo comunque predire e bisogna sempre pensare che il rischio di quello che si va a creare è semplicemente una diarrea osmotica, una diarrea che dura fin quando la situazione non si riequilibra e ci vuole più o meno qualche giorno. Dopo qualche giorno, anche se c'è stato un paio di giorni di diarrea, la situazione tornerà normale. Ma qui la domanda sorge spontanea: e allora perché i veterinari la consigliano? Perché te mi sono fatto fare la dieta da te e me l'hai consigliato questo cambio graduale? C'è un motivo preciso ed è questo. Perché far venire la diarrea a un cane o a un gatto?
La diarrea non è assolutamente pericolosa, ma bisogna ricordare che in alcuni animali ci potrebbe essere un problema di reazione avversa al cibo, cioè quella diarrea potrebbe arrivare come diarrea da cambio alimentare, ma poi proseguire perché c'è una reazione avversa al cibo ed uno dei sintomi è proprio la diarrea. Questo significa che io potrei non accorgermi subito, perché magari nei primi 2 o 3 giorni penso a una diarrea da cambio alimentare, quando invece la diarrea è causata da qualcos'altro che dà fastidio in quell'animale. Fare il cambio graduale in generale permette di evitare la diarrea da cambio alimentare, quindi se c'è una diarrea sempre più forte, ci si rende conto prima che non si tratta di questo problema, ma di un altro problema. Ricordo che la diarrea è un sintomo che può essere riferito a tantissime cose diverse e prima si esclude una causa e prima si può indagare sulle altre. Naturalmente questo vale nelle situazioni in cui ci aspettiamo che la diarrea compaia. Abbiamo visto prima che uno dei fattori di rischio più importanti è, per esempio, fornire lo stesso alimento per tanto tempo, il che significa che quando si tolgono i croccantini e si vuole evitare la diarrea, in generale il cambio graduale si fa. Quando invece c'è una forte variabilità, ad esempio perché viene fornito un giorno una cosa, un giorno un'altra, pensiamo ai gatti con le scatolette dell'umido che hanno tanti gusti diversi, tante composizioni diverse e che ne mangiano un giorno uno, un giorno un altro, un giorno un'altra, senza mai avere una diarrea da cambio alimentare. O i gatti e i cani che fanno alimentazione casalinga in cui la dieta è molto molto variata. Questa forte variabilità porta a una composizione microbica, chiamiamola media, che è in grado di digerire più o meno tutti gli alimenti. E questo fa sì che nel momento in cui si fa un cambio di alimentazione, che magari è anche quotidiano, la diarrea non si vede assolutamente, non ci sia assolutamente. È questo il motivo per cui in alcuni casi il cambio graduale si fa fare, in altri casi il cambio graduale non si fa fare e per cui non c'è una linea generale sempre sicura da seguire, ma dipende dalla singola situazione. Una delle situazioni più critiche è quella in cui si fa un grosso cambio di alimentazione, ad esempio si passa da croccantini a dieta casalinga nell'ottica di continuarla, o addirittura dai croccantini all'alimentazione a crudo. In questo caso il cambio graduale si fa o no? La risposta, come sempre, è dipende. Dipende da cosa si vuole ottenere. Ci sono delle situazioni in cui è sconsigliato il cambio alimentare, magari perché i croccantini si cambiano perché c'è una diarrea continua e allora si può fare un cambio improvviso. Ci sono altre situazioni in cui invece, anche con questi tipi di alimentazione, si consiglia di fare un cambio graduale perché non sappiamo, per esempio, come il cane o il gatto si comporterà riguardo al nuovo tipo di alimentazione e ci sono delle conseguenze che possono essere deleterie se il cambio viene fatto in modo netto e non graduale. Queste situazioni però sono relative alla singola situazione, non c'è una regola sempre valida che va bene per sempre per fare il cambio graduale e quindi alla fine di questo video non dico né sì e né no al cambio graduale, ma dico solamente che bisogna controllare la specifica situazione di quel singolo cane o di quel singolo gatto, è sano, è malato, cosa mangiava prima, cosa andrà a mangiare, per decidere se è il caso di fare il cambio graduale o se non è il caso di farlo. Concludo dicendo che se un medico veterinario vi ha detto di fare in un modo e un altro vi ha detto di fare in un altro, nessuno dei due ha ragione e nessuno dei due ha torto. Entrambi hanno fatto le loro considerazioni e hanno deciso se era il caso di fare il cambio graduale o se non era il caso di farlo. Non demonizzate nessuno perché vi ha detto di muovervi in un modo o in un altro, perché in generale non c'è una strada giusta e una strada sbagliata da seguire, ma dipende dalla singola situazione. Bene, spero di aver spiegato bene il perché del cambio graduale degli alimenti e cos'è la diarrea da cambio alimentare, come si fa a evitare e che ci sono tantissime variabili che possono influire su di essa. Adesso è l'ora di dire la vostra. Voi che cosa ne pensate? Fate generalmente il cambio graduale dei croccantini? Conoscevate queste informazioni? Fate cambio netto? Avete fatto cambio netto quando avete cambiato alimentazione completamente al vostro cane o al vostro gatto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.